Siamo sempre a Lisbona, ci siamo spostati a Belém e qua c'è il monastero dos Jerónimos. Questa grandissima costruzione che vedete alle mie spalle, appunto, è il monastero che adesso andremo a visitare insieme. Entrati nel monastero, questo monastero è in stile tardo gotico ed è veramente molto molto ampio. Nelle sue due ali ospita anche il museo di archeologia e il museo della marina. Adesso noi siamo qua nel chiostro principale e si può vedere già lo stile dal soffitto e dalle colonne. E allora ragazzi, questo monastero è uno dei massimi esempi dello stile manuelino sorto appunto in Portogallo nel XVI secolo. Hai una cavalletta lì. Sì, i bimbi. Una salta e uno dorme. Una cotto e l'altra fa la cavalletta. E allora ragazzi, vi devo dire che ogni centimetro di questo monastero è completamente scolpito, è molto molto ricco e ci sono un sacco di simboli, quindi molto molto bello e vale veramente la pena. Proprio qui all'interno del monastero c'è anche la tomba di Alexander Herculano, un poeta, scrittore e storico molto famoso qui in Portogallo. Allora, in questo momento ci troviamo all'interno del refettorio dell'ex convento. Anche qua guardate quanti azulejos appunto che circondano l'intera stanza. Stiamo ora entrando nella chiesa, ragazzi, anche questa è veramente da vedere. È molto molto alta con queste colonne tutte decorate e soprattutto anche tutta la volta molto molto particolare e molto molto bella.
Ragazzi, pensate che la costruzione iniziò nel 1501 e fu costruito per celebrare le scoperte delle rotte delle Indie. Infatti qui è anche sepolto Vasco da Gama. Ci misero più di 100 anni per la realizzazione e il terremoto del 1755 non provocò grandi danni, probabilmente perché è costruito su un terreno sabbioso che attutì appunto la scossa. Allora ragazzi, siamo arrivati alla torre di Belem, ma purtroppo siamo arrivati tardi, è chiusa, si può entrare fino solo alle 17 e io ho letto 17.30, siamo arrivati 17.25, ma probabilmente l'ultimo ingresso è alle 17. Quindi niente, per adesso la vediamo soltanto di fuori, questo è uno dei monumenti simbolo di Lisbona e noi ci spostiamo di nuovo e andiamo a visitare ancora qualcos'altro. Poi vediamo, forse torneremo qui a visitarla domani mattina. Allora ragazzi, per consolarci di non essere riusciti ad entrare alla torre di Belem, abbiamo deciso di prenderci qua uno yogurt con la frutta, qualche crema, non lo so, c'è Nadia che lei sicuramente è esperta, e invece per i bimbi un bel calippo. Un calippo, che gusto è? Alla favola ghiaccio! Allora ragazzi, questa è un'opera d'arte, adesso Nadia ce la spiega. Fanno delle cose giganti, ve la spiego. Si chiama Well Done e c'è yogurt, crunches, tipo, siccome sono tipo cereali e poi ci sono Smarties, mango, melone bianco e di nuovo yogurt e c'era scritto caramello. Non ho capito, qualcosa tipo caramello, ma non era solo caramello. Quindi praticamente facciamo cena con questa roba qua. Sì, ma hai visto quello di prima con cosa è uscito? Sì, era peggio. Cioè, nel senso, non so cosa ci fosse, ma veramente faceva. Quanto cena. È costato? 4,80. Va bene, adesso assaggiamo. Siamo quasi arrivati al grande monumento delle scoperte, lo vedete lì in fondo, rappresenta una caravella con il vento in poppa, è alto 56 metri ed è stato realizzato nel 1940, poi in realtà nel 1959 è stato distrutto perché inizialmente era stato costruito con materiali scadenti e poi ricostruito, adesso è lì tutto bello sano. Rappresenta appunto una caravella e ci sono anche i più grandi navigatori portoghesi che hanno appunto scoperto le rotte commerciali. Siamo proprio davanti, qui per terra c'è anche una grossissima e bellissima rosa dei venti. Il monumento è visitabile, si può andare all'interno, si può salire e da sopra dicono che ci sia una vista molto molto bella. Noi però non lo visiteremo. Stasera cena portoghese e iniziamo con corizo, portoghese rizzo, qualcosa del genere, dovrebbe essere una salsiccia alla fiamma, qualcosa del genere. E era una tipo una zuppa di pesce,
Portuguese, portuguese. Non mi ricordo. Assaggiamo. Però esatto, assaggiamo e vediamo com'è. E di bacalao con nata. Con nata era? Nata e la crema. Ok, sorridi. No, pare che sono partito. Non sei partito. Allora ragazzi, proseguiamo. Io ho un piatto adesso tipico portoghese, anche questo con il baccalà, ci sono i ceci, c'è l'uovo, delle verdure, delle patate, molto molto interessante. E invece Nati ha preso sempre il baccalà, ma c'era scritto tipo baccalà con nata, con crema, non lo so, aspetta, fa vedere. Sono ancora la zuppa perché sono lenta, ma è questa roba qui con un po' di cremina. Vuoi vedere anche tu, Nini? Nini sta apprezzando, è la zuppa di prima invece, molto buona. Buongiorno, e siamo ancora qua, siamo sempre in Plaza do Comercio a Lisbona e stiamo andando a prendere il pullman 15E per recarci alla Torre di Belém, che ieri abbiamo trovato chiuso e che stamattina vorremmo ancora visitare prima di spostarci. E oggi c'è di nuovo una bella giornata, un bel sole, non c'è il vento e quindi una giornata perfetta. No, anzi, in questo caso un po' di vento andava anche bene con questo sole, tra un po'. Grazie per averci seguito fino a qui. Vi volevamo ricordare che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Portogallo ad agosto 2022. Esatto, abbiamo in realtà toccato 4 nazioni perché siamo partiti dall'Italia, Francia, Spagna e ovviamente Portogallo. Se volete avere qualche informazione in più, vi mettiamo qua sopra il link per appunto il primo video introduttivo in cui spieghiamo brevemente tutto quanto il nostro percorso. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, se volete essere aggiornati su ogni nuovo video attivate la campanella e lasciateci un like. Grazie!